Era uno dei favoriti qui a Casazza, infatti Andrea D'Amato non ha tradito, terza vittoria stagionale, corsa interpretata al meglio, diciamo. Sì, è interpretata al meglio grazie alla squadra, l'abbiamo controllata sin dall'inizio, ci sono stati pochi attacchi perché, non so perché, può darsi sapevano che ne andavamo dietro e, o forse aspettavano tutti l'ultimo strappo, e come io aspettavo l'ultimo strappo. Alla fine la squadra mi ha portato nelle prime posizioni all'imbocco dello strappo e lì sono partito subito, ho fatto subito il vuoto e mi sono reso conto in cima che l'avrei vinta e alla fine la discesa ha avuto un gran margine rispetto al gruppetto dietro di me e sono arrivato a braccia alzate. E ora? Inizia luglio, inizieranno le gare toste, quali sono le tue aspettative? Aspettative di far bene all'italiano tra due domeniche e poi si comincia a pensare un po' alla pista.